lo ricordate quel bel film, La fine degli anni Ottanta, di Oliver Stone? Si chiama Wall Street e c'è Michael Douglas che fa la parte di uno di questi finanzieri speculativi e va davanti a una platea di giovani studenti, credo studino economia, e gli dice: dovete sapere qual è la parola fondamentale del vostro avvenire, dovete conoscere qual è il motore che muove il mondo, questa parola è l'avidità, siate avidi. Era la sceneggiatura di un film, di un bravo regista, che si batteva contro quei valori, ma li raccontava. Ma è accaduto questo. Un pezzo delle classi dirigenti, dell'elite, dell'Occidente, ha pensato che si potesse fondare una coesione sociale, un senso di comunità, sull'idea dell'avidità, della diseguaglianza come motore della storia, la diseguaglianza come motore della storia. Ma è questo modello che oggi viene a compimento, è questo modello che oggi collassa, è questa l'origine della crisi più grave del secolo. E allora, se lo pensiamo, se siamo convinti che questa è la fotografia giusta, è verissimo che noi abbiamo tanti limiti e compiuto tanti errori, anche se nessuno può dire di essere nato con l'alba di questa mattina. C'eravamo tutti anche nel tramonto di ieri sera. Ma se è così, devi anche avere il coraggio di dire con orgoglio, con passione, che questa non è genericamente la crisi della politica, la crisi dell'economia. Questa crisi, questo collasso è la crisi del loro modello della politica, della loro concezione dell'economia, della loro concezione della persona. Lo devi dire. Perché è questo che spiega le ragioni di questo simbolo e di quello slogan.